stato presentato a Perugia il cartellone estivo di Pietralunga, in programma dal 25 luglio al 10 agosto. Una squadra, come ha precisato lei in conferenza stampa, che ha messo su un cartellone molto ampio. Sì, una squadra speciale, come l'ho definita prima, perché, ripeto, è composta dal mondo politico, dal mondo del volontariato, dal mondo dell'arte. Si comincia il 25 luglio con Madame Jazz, un festival jazz tutto al femminile. Ci saranno due concerti pomeridiani alle 6:30, il 25 e il 26, e uno serale il 27. Le artiste invitate sono Heidi Lee, che è una cantante di Hong Kong, Fiorella Di Pentima, una cantante bravissima, cantante tastierista marchigiana. Poi ci sarà una cantante musicista di Amsterdam, Sophie Van Del Poel. E poi l'ultimo giorno ci sarà un artista emergente, un vero e proprio talento nazionale, che è la figlia di Stefano Battaglia, Camilla Battaglia. Contemporaneamente all'apertura del festival prenderà il via anche la mostra internazionale di pittura e scultura all'ex convento di Sant'Agostino. Cosa troveremo in particolare in questa mostra? Troverete delle cose, delle opere estremamente belle, estremamente varie, perché è vero che ci sono persone che sono grandi d'età, no? Ma ci sono anche i giovani. Si continua poi con la seconda estemporanea di pittori alla Rocca Longobarda. Sabato 2 agosto e domenica 3 agosto avremo a Pietralunga, al borgo di Pietralunga, avremo i pittori da tutta Italia, 70-80 pittori parteciperanno con le loro mostre e dipingeranno dal vivo lungo le vie di Pietralunga. L'estemporanea lascerà lo spazio alla settimana dedicata al Palio della Mannaia, con la tradizionale corsa del birroccio tra i quartieri della città. Un evento storico, tra l'altro, che entra anche nella tradizione compostelliana, nei cammini dei pellegrini del Medioevo, e che poi riporta una storia particolare, no? La famosa storia della Mannaia, la leggenda della Mannaia, dove di fatto un condannato poi viene graziato proprio da un segno divino. Quest'anno ci siamo concentrati maggiormente nella cura dei dettagli e appunto per far rivivere allo spettatore che verrà al palio proprio un'atmosfera da 1300, quindi potrete vedere un numero di botteghe maggiore rispetto agli anni scorsi e allestite con una cura diversa. Infine anche un evento per tutti i tifosi del Perugia Calcio. La squadra infatti effettuerà un periodo di ritiro a Pietralunga. Il 3 agosto giocherà un amichevole e il 5 incontrerà i fan in piazza. Sono doppiamente felice, innanzitutto come sindaco, ma anche come tifoso del Perugia, di poter ospitare la squadra appena ritornata in Serie B.